Il centro vaccinale di Pescara è in realtà, dopo la chiusura qualche settimana fa del centro di Viale Tirino, da oggi operativo il centro vaccinale della stazione di Porta Nuova, dottor Di Luzio. Sì, su richiesta dell'amministrazione comunale abbiamo aperto questo centro, siamo molto contenti perché è veramente un non è grande come quello di Palatirino, però è piccolo ed è ben fatto, è una bomboniera. Possiamo dire che in questo centro vaccinale si effettueranno solo le terze dosi di vaccino e a richiesta anche il vaccino antinfluenzale, così? Perfetto, sì, solamente le terze dosi e chi vorrà potrà fare anche in contemporanea il vaccino antinfluenzale. Un centro vaccinale importante per la città di Pescara, ne aveva fatto richiesta il sindaco lamentando un po' dei disagi per alcuni cittadini più anziani nel recarsi a Città Sant'Angelo. E proprio per questo abbiamo preso in considerazione la richiesta del sindaco e abbiamo aperto questo centro. Avevamo delle difficoltà a trovare una sede, poi abbiamo notato che questa sede si prestava, anche se non, ripeto, non è così grande, però riusciremo a fare almeno 500 dosi al giorno in questa sede. 500 dosi al giorno per una sede che resterà aperta in questo momento a tempo indeterminato? Sì, a tempo indeterminato, anche perché è notizia di ieri che dal 1° dicembre la terza dose sarà aperta a tutte le fasce d'età, quindi l'importante è aver fatto la seconda dose da almeno 180 giorni. Occorrerà la prenotazione? Sì, la prenotazione perché ci evita di fare fila, di creare assembramenti e ricordiamoci che siamo ancora sotto Covid, per cui dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza e la mascherina. Dottor Di Luzio, lei lavora sul territorio quotidianamente, questo aumento di casi deve preoccupare la cittadinanza? Non ci deve far abbassare la guardia, dobbiamo continuare a mantenere la mascherina, i guanti, la disinfezione delle mani e mantenere le distanze di sicurezza di almeno un metro e mezzo e possibilmente areggiare i locali dove stiamo. Il problema è che tra l'altro si va verso l'inverno e si vive sempre di più nei locali al chiuso e meno all'aperto. E per cui è ancora più importante vaccinarsi.